raggiunge quota 448 la Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo, la storica manifestazione che unisce l'enogastronomia tipica con la cultura e la tradizione del territorio, si svolgerà nell'edificio multifunzionale di Palazzo Bertello dal 2 al 5 e dal 7 al 10 dicembre. La regina della kermesse sarà, come al solito, la lumaca Helix pomazia alpina, che ha trovato il suo habitat naturale nei boschi delle Alpi Marittime. Sicuramente un'edizione importantissima, 448 edizioni sono è sicuramente la fiera più longeva di tutto il territorio cuneese, ma credo sia la seconda fiera in Italia a livello di longevità, solo la fiera di Sant'Orso in Val d'Aosta e avanti lei. Quindi questo è un grande momento di tradizione, di promozione, un momento importante per me personalmente in quanto borgarino e essendo stato per più di 10 anni vicino a questa fiera, e quindi sicuramente un momento molto importante. Questa fiera è capace di promuovere la lumaca di Borgo San Dalmazzo, quindi un altro di quei prodotti tipici importanti del territorio cuneese, ma soprattutto è stata capace negli ultimi anni di sviluppare quella parola che tutti ultimamente utilizziamo, cioè fare sistema, sviluppare un intero territorio di circostanza e coinvolgere le tre valli alpine che circondano Borgo San Dalmazzo, promuovendo i propri piatti, i propri prodotti tipici direttamente all'interno della Fiera Fredda. Un'unica fiera, una promozione non solo della città di Borgo San Dalmazzo, ma di un intero territorio. Questa edizione infatti è un po' così migliorata, nel senso che ci sarà un padiglione appositamente allestito per la Chiocciola di Borgo con le associazioni di volontariato sempre della nostra città, poi un altro padiglione sarà destinato appositamente per le 6 regioni italiane che saranno presenti in questo Expo 2, e poi in quel padiglione 1 sarà adibito per i 25 paesi delle tre vallate circostanti e altri paesi di fondovalle per presentare il loro prodotto tipico. Insomma, una fiera gastronomica, culturale, folcloristica che affonda le radici in 4 secoli e mezzo circa, quindi questo è un fiore all'occhiello non solo per Borgo ma per tutta la provincia. Quindi questa cunesità di fare, questa cunesità che sa di laborioso, di gente che si mette insieme anche per volontariato, coopera affinché si possano presentare delle grandi eccellenze come abbiamo nella nostra provincia. E tra queste eccellenze quella protagonista sarà la lumaca, naturalmente. La lumaca sarà protagonista, questo mollusco famoso che un po' ci rappresenta, ovvero quel fare bene da tranquillo, lentamente, ma per produrre dei grandi risultati.